Salve, secondo video di risposta de Peppez, diciamo 1 bis. Ok, mi piace vincere facile. Io sono laureato in una facoltà scientifica, quindi so cos'è la scienza, l'ho praticata un bel po', lo faccio anche come lavoro. E di logica ho fatto 3 esami più la tesi, quindi so anche un po' cos'è la logica. E non l'ho inventata io, vi do questa notizia, l'ho ereditata un po' dal passato, e sia recente da Gödel e altri degli anni 30, e sia anche da persone come Aristotele che non conoscevano i grandi complotti dell'umanità. Quindi non è quello che dico funzionale al grande complotto, non l'ho imparato a scuola indottrinato, come dice qualche sballato in rete. Dico cose che sono note da migliaia di anni. E in particolare da migliaia di anni è noto che se io da A deduco B, quindi inizio a dire la moneta viene stampata dalle banche centrali, prestate agli stati, che poi quando i banchieri smettono di dare soldi, allora tengono nelle mani loro i grandi stati, eccetera. Faccio tutta una serie di deduzioni, A implica B, implica C, implica D, ma se A era sbagliata è inutile che mi metto a dire che anche B, C, D, eccetera sono sbagliati. La teoria è sbagliata. Quindi, inutile dire, come spiegare, come sapete, che siano i banchieri, non i governi, a governare il mondo. A parte che ho citato poi, tra l'altro, il Trattato dei Maastricht. Nel Trattato dei Maastricht ci sono i modi con cui la Banca Centrale Europea collabora con gli stati. Quello che può fare e quello che non può fare. Chi sono? Sono i governi a stabilire quello che devono fare le banche che emettono moneta, ovvero le banche centrali. Anche se qualche ignorante in passato, tipo Giacinto Auriti, confondeva o faceva finta, magari in modo cattivo, di confondere i banchieri delle banche centrali, che sono i governatori delle banche centrali, sono i funzionari pubblici, con i banchieri delle banche commerciali, che sono una cosa ben diversa. Comunque, visto che mi si accusa di voler scappare, farò una noiosa discettazione sulle prime affermazioni di De Beppez che io mi sono scritto. Dunque, vediamo, iniziamo appunto dal discorso economico, perché gli altri servono solo per sviare. Allora, iniziamo dicendo che De Beppez afferma che vuole delle prove perché una persona scientifica vuole delle prove. Non ne ha citata neanche una nella sua replica, non ha risposto alla mia domanda. Non ha risposto alla mia domanda, però andiamo avanti. Quindi diciamo che ha sviato, non ha risposto. Domanda: in un mondo dove tutto è deciso dalla moneta, in base a quanto una roba costa, chi determina la ricchezza, la povertà o comunque il ciclo di vita delle persone? Non si capisce bene la frase, comunque credo più o meno il senso di averlo intuito. Non è vero. Cioè, non è vero che è deciso tutto in base a quanto una roba costa. Perché è quanto una roba costa che viene deciso in base al mondo. Si chiama mercato, si chiama legge della domanda e dell'offerta. Quindi la frase è posta male. Forse si va a dire che le grandi ricchezze possono determinare degli spostamenti politici, possono determinare delle grandi decisioni, può darsi, adesso vediamo. Tutto il mondo gira intorno a soldi, anche gli stessi governatori, cioè governatori, persone che governano, anche gli stessi governi, diciamo, prendono i soldi, anche questa confusione tra governatore che adesso è riferito diciamo, ai governatori delle banche centrali con governatori che sembrano delle isole caraibiche, parliamo di governi. Quindi tutto il mondo gira intorno a soldi, anche gli stessi governatori prendono i soldi, vengono pagati dal pubblico, quindi si spera solo da loro. Perché gli stati prendono i soldi da chi stampa la moneta, eccetera, e questo già l'abbiamo smentito, cioè che gli stati prendono i soldi da chi stampa la moneta, cioè le banche centrali, non è vero. Che gli stati, che queste banche sono private, non è vero. Che stampano la moneta, sì, è vero. Li prestano agli stati, non è vero. E poi che queste banche vogliono interessi, non dagli stati, e da lì si crea il debito pubblico. Non è vero, il debito pubblico abbiamo detto che si crea prima. Poi comunque la replica di De Beppez parlava di, e anche se le banche pubbliche, cioè ma sono quelle, sono le banche centrali, non fossero private, ma
Non voglio entrare in quel dedalo, farò un video apposito su quell'argomento, ma non interessa neanche se le banche, diciamo, le banche centrali siano o no private. Non interessa. È fuorviante rispetto al discorso. È una chiacchiera che non mi interessa. E comunque ci sto per fare un video apposito, quindi se uno ha pazienza, poi basta che controlli uno statuto qualsiasi di una banca centrale, c'è scritto che è pubblico. Quindi, com'è possibile che siano i governi a governare se dipendono loro stessi dalla moneta creata dai banchieri centrali, ovviamente? Com'è possibile? È possibile perché sono i governi, ad esempio, a decidere chi deve essere il governatore della banca centrale. Forse, diciamo, queste persone che hanno queste strane idee non guardano la televisione, però per decidere chi è il governatore, per esempio, della BCE, fanno le riunioni i governi, si trattano anche in modo molto aspro. Mario Draghi, per esempio, era visto molto male dalla Germania, però siccome la Germania non aveva un suo candidato, è stato accettato. Cioè, trattano i governi, sono i governi che decidono chi deve andare a capo della banca centrale. Non sono istituti tipo che i governi non decidono di un istituto privato tipo la Fiat chi deve essere l'amministratore delegato. Sarà quello che decidono i soci della Fiat. Mentre nelle banche centrali decidono i governi. E nella Banca Centrale Europea decidono tutti i governi insieme. Chiaramente i governi che hanno più forza decidono in maniera più pesante, i governi più deboli decidono un po' meno. Poi, e com'è possibile, anche sapendo che in base a quanta moneta circola in giro e quanta ne circola, questa crea ricchezza e crisi, come fai a non vedere questo, a negare questo, che se la moneta circola molto meno ci sarà più crisi, se circola molta più moneta ci sarà più ricchezza, perché tutto è determinato da questi numeri? Ok, allora. Questa è la baggianata più grande che ho sentito nell'ultimo secolo. Non è vero che più moneta circola, più stiamo meglio. Non è vero. Come ho detto prima, c'è una legge che si chiama della domanda e dell'offerta. Allora, se siamo in un'isola, facciamo questo esempio dell'isola che è molto cara ai signori registi, se noi siamo in un'isola e il numero di beni e servizi sono limitati perché siamo 10 persone, abbiamo più o meno le stesse cose, non se ne creano tante da un giorno all'altro. E decido di avere la stampa dei soldi e mi metto a stampare sempre più soldi. La gente non diventa più ricca perché con più soldi comprerà le stesse cose. E si chiama legge della domanda e dell'offerta. L'aumento di disponibilità monetaria crea, nella maggior parte dei casi, una inflazione. E quando addirittura ci si mette in testa di coprire il debito pubblico con la stampa delle banconote, si crea quella che si chiama iperinflazione. È già successo nella storia di avere stati che hanno usato questo mezzo per coprire il debito pubblico stampando banconote, hanno causato un'inflazione e raddoppiavo i prezzi ogni 2 settimane. Gli unici che ci guadagnavano non erano certo i poveracci che prendevano uno stipendio che dopo 2 settimane valeva la metà. È come se adesso a una persona gli danno 1.000 euro, dopo 2 settimane va a comprare da mangiare e in tasca ha un valore di 500 euro. Gli unici a guadagnarci sono proprio i banchieri. Quindi i grandi difensori dei poveri dovrebbero dire: attenzione all'emissione di moneta, studiamo bene questo problema, perché altrimenti ci guadagneranno solo i banchieri che investono, loro fanno interessi tanto quanto l'inflazione, quindi a loro cosa importa se aumenta l'inflazione? Quindi siamo attenti quando parliamo in modo facilone di moneta in più, che soltanto nel deposito di Paperon de Paperoni succede così, che lui ha tanti soldi e più soldi ha più è ricco. Non è vero, non è vero, perché se si stampa più denaro per tutti, tutti hanno più soldi e la roba costa il doppio, perché il commerciante non si accontenta della stessa somma, vorrà avere almeno i soldi che hanno gli altri che prendono lo stipendio, no? E quindi aumenterà i prezzi. Si chiama legge della domanda e dell'offerta, è la legge fondamentale dell'economia. Se non la conoscete, imparatela. Poi, quindi, devo far capire palesemente che chi ha in mano la moneta governa e non i governatori, perché i governatori, cioè i governi, sono i camerieri dei banchieri pubblici, si intenderebbe, perché fanno quello che vogliono loro. E non è vero, che abbiamo detto già prima. Può essere parzialmente vero, anzi, poteva essere parzialmente vero. Per quanto riguardava alcune banche d'affari italiane tipo Mediobanca, Concuccia, che poteva decidere a prescindere dai governi o insieme ai governi, aveva un suo peso.
Però se vogliamo vedere effettivamente come stanno le cose, Banca Intesa, Unicredit, le grandi banche italiane, in questo momento non decidono una cippa. Chi è che decide le politiche del governo? Marchionne, ed è un banchiere? No, è uno che ha un'industria. Quindi anche questa teoria spostata sulle banche commerciali, che non creano denaro e non sono quello che si intende nel discorso, non c'entra assolutamente nulla. Andiamo avanti. I governi quindi vengono finanziati dalle banche, da chi ha i soldi comunque, da chi ha i soldi perché questo è il capitalismo? No, perché si sono indebitati, è una cosa diversa. Cioè lo Stato si indebita, chiede soldi. Più capitale hai, più hai potere, più puoi fare le cose. Puoi anche governare da dietro perché tu non metti la faccia, ma c'è il governatore, cioè il governo che è il tuo burattino. Allora, è vero che più capitale hai, più hai potere, più puoi fare le cose, questo è vero. È assolutamente pacifico, si chiamano lobby, addirittura si mettono anche d'accordo e si sa quali sono le lobby in Italia, no? Chi ha industrie, chi ha banche, chi ha soldi, chi ha televisioni, chi ha potere fa le lobby, fa i suoi interessi, se da solo li può fare li fa da solo, se si deve mettere insieme agli altri si mette insieme agli altri. È una cosa assolutamente normale, non è carina, ma è una cosa che succede e conoscono tutti, non deve arrivare un pinco pallo dal fondo dell'universo per dircelo, è una cosa che si sa benissimo. E così facendo cosa succede? Tu governi da dietro, sarebbe il banchiere, nessuno sa chi sei, quindi puoi fare quello che vuoi, appunto nell'anonimato il tuo governatore, cioè chi governa, può durare anche l'infinito. Governi da dietro no, perché appunto poi i governi hanno dei poteri, possono fare quello che vogliono in teoria. In pratica se si lasciano condizionare, sono loro che si lasciano condizionare, perché è vero effettivamente che quando uno Stato si indebita e qualcuno ha in mano il suo debito, lo Stato in qualche modo è condizionato, quindi tende a fare quello che chi ha in mano il suo debito gli dice di fare. Però è anche vero che chi ha in mano il suo debito è interessato affinché quello Stato, per esempio, si salvi e non vada in crisi, perché altrimenti i suoi soldi non li vede più. Quindi è un rapporto di odio-amore tra questi due soggetti. Però questo non succederebbe se gli stati non si indebitassero, cioè non avessero uno stato sociale così pesante da non poter essere supportato, ma non perché non si stampano soldi, perché non ci sono i beni e servizi nella società da poter dare a tutti stampando moneta a caso, come vorrebbero i signori liristi. Comunque, andiamo avanti. Però se uno usa la logica può capire benissimo che chi ha la moneta ha il potere in un mondo in cui tutto funziona in base ai soldi. No, però se uno usa la logica sa che la roba di prima era falsa e quindi la roba dopo non è stata dimostrata. Quindi. E se il governatore, cioè chi governa, non fa quello che il banchiere dice, il banchiere riferma tutta la ricchezza che gli ha dato fino a prima e questo rimane col culo per terra. Ecco, questo è falso. Come abbiamo detto prima, chi ha in mano il debito di un paese è interessata affinché questo paese si salvi. Quindi l'ultima cosa che vorrebbe fare è che questo paese non trovi più denaro. Tutto qui. È semplicissimo. La Germania vuole che la Grecia si salvi perché molte banche tedesche hanno titoli greci. E nelle cronache tutti i giorni. Poi se uno non guarda i giornali, non guarda i telegiornali, non si informa, non è colpa mia. Però che i governi decidano, i governatori delle banche centrali, che l'economia va vale in un certo modo, che stampare soldi faccia male perché ci sono tanti soldi, tanti pezzi di carta, ma manca la produzione, quindi i prodotti costeranno di più. Cioè sono cose di base dell'economia e anche della cronaca addirittura. Quindi, tornando sempre alla stessa domanda di De Beppez, abbiamo spiegato un'altra volta che mancando una premessa decente, questa conclusione è sbagliata. Poi è vero, abbiamo detto che le grandi banche d'affari possono condizionare i governi, ma abbiamo anche detto che lo fanno molto di più le industrie, che per esempio premono per licenziamenti più facili, per aiuti di Stato, che adesso in Europa per fortuna sono vietati, eccetera, eccetera, eccetera. In conclusione, non solo non ho evitato di rispondere alla domanda, ho ridimostrato un'altra volta che questa domanda è mal posta perché contiene già una tesi che è falsa poi tra l'altro. Ma ho anche spiegato punto per punto, cosa che non ero tenuto
tenuto a fare perché le singole affermazioni, quasi tutte le singole affermazioni di De Petris erano false. Erano false ed erano incontestabilmente false e non supportate da prove, tra l'altro, quindi antiscientifiche. Quindi, secondo la logica e secondo la scientificità, di queste affermazioni, si può concludere senza, nessun timore che il discorso di Beppez era campato per aria. Il resto, io sto ancora aspettando la risposta, caro De Beppez. Mi puoi dire, visto che ti ho mostrato prove alla mano, che non è vero che le banche centrali prestano soldi allo Stato? In Europa c'è un trattato apposito che lo vieta. Mi puoi per favore dire se fai ammenda di anni di stupidaggini che hai detto? Questa è la mia domanda, rimane lì. Non puoi scappare ancora tergiversando ed evitando la domanda. Devi rispondere. Grazie.